La cultura dell'impero carolingio era internazionale, ma non per questo previde mai un'idea di Europa. Carlo Magno stesso non si definì mai in modo diverso da re dei Franchi e Longobardi. È vero, tuttavia, che visto a ritroso, dalla nostra prospettiva, il Sacro Romano Impero può rappresentare il nucleo originario dell'Europa moderna. È infatti con l'impero di Carlo Magno che il nostro continente visse la sua prima esperienza unitaria ed è dalla dissoluzione di tale impero che nacquero alcune entità politiche e culturali identificabili con tre moderne nazioni europee, Francia, Germania e in parte anche l'Italia. Benché l'appellativo di padre dell'Europa non sia storicamente corretto, è tuttavia innegabile che Carlo Magno provò a ricomporre in un insieme unitario il complesso di popoli che abitavano in uno spazio geografico che oggi identifichiamo con l'Europa, inserendo peraltro tribù e regni che erano rimasti fino ad allora sostanzialmente estranei all'Occidente, come le popolazioni slave. Insomma, l'impero carolingio fu la prima istituzione capace di abbozzare un'idea di Europa nella quale cominciamo a scorgere elementi politici e culturali che somigliano alla nostra Europa. Tra questi elementi possiamo ricordare lo spostamento del baricentro dell'impero verso nord, l'appartenenza alla fede cristiana, elemento decisivo, discriminante tra chi stava dentro l'impero e chi stava fuori, una cultura che fondeva la tradizione romana e quella germanica, la divisione dell'impero con il Trattato di Verdun nell'843 in aree equivalenti grosso modo alla futura Francia e alla futura Germania, e il corrispondente delinearsi di nuove lingue, il francese antico e il tedesco antico, testimoniate dal giuramento di Strasburgo dell'842.